Salve a tutti, cari amici ed amiche, benvenuti a questa nuova sessione dal vivo per imparare insieme la meravigliosa lingua italiana. Vi do un grande abbraccio e spero che abbiate vissuto una giornata molto felice, in pace, con l'amore delle persone che amate. Io intanto, come sempre, vi do l'opportunità di condividere le vostre domande, di poter partecipare qui con me. Iniziate gentilmente a scrivere un messaggio nella chat dei commenti su Facebook e su YouTube per dirmi che mi ascoltate e mi vedete bene. Mentre le persone arrivano, giungono alla nostra sessione dal vivo, io inizio a salutare Veronica e poi abbiamo anche Brian, Saad. E spero che oggi vogliate partecipare insieme a me con alcune domande in italiano ed anche rispondendo a delle domande. Ciao Kelita, buonasera anche a te. Monica, ciao, ciao Ambra. Claudia mi dice: ciao Marco, come stai? Sto molto bene, grazie a Dio. Sto molto bene, con pace nel cuore, con serenità, con allegria, con coraggio, con convinzione. Ecco, ciao Barbara, ciao Alejandra, ciao Monica dall'Argentina, Norma Liliana mi dice: ti ascolto bene. In questo momento siamo in diretta su Facebook ed anche su YouTube, su Twitter, su tante piattaforme. Gentilmente, prima di iniziare, antes de comenzar, prima di iniziare questa diretta didattica, oggi parliamo un po' in italiano, per favore, gentilmente condividete questa diretta sui vostri social network. Por favor, compartan questa diretta nel muro di Facebook e YouTube. Compartanlo para que otras personas puedan beneficiarse de esta clase gratuita y también de todos los contenidos que vamos compartiendo por aquí para que este proyecto pueda salir adelante y que yo claramente todos los días, si así Dios lo quiere, pueda estar con ustedes y tener también un momento de alegría mientras vamos aprendiendo. Así que por favor le doy un momento para que puedan hacer clic, es un segundo, compartir esta directa, darle like y eventualmente vamos ya con el italiano. Ok? Carmen, ciao, ciao Carla. Mi dice Carla, io sono molto nuova nell'italiano. Allora potresti dire: io sono una principiante o sto iniziando ad imparare la lingua italiana. La lingua italiana è veramente una lingua melodiosa, molto bella da ascoltare, molto romantica ed è una lingua ricca di cultura. Se tu, Carla, rimarrai con queste dirette praticando l'italiano insieme a me, poco a poco comprenderai, ascolterai, praticherai, esos son verbos al futuro, praticarás, hablarás, quindi parlerai, converserai in italiano in maniera graduale. Ciao Isabel, ciao Luz, ciao Veronica, grazie a te. E Bertita mi dice: piacere, mi fa piacere guardarti e ti sento bene. Sto molto bene, Ornella. E tu come stai? Ecco, anche saluto Yondi, Elizabeth, Alma, Luis Mateo, Grace, Raquel, Jesús, anche a te, che Dio ti benedica. Allora, iniziamo oggi con alcune foto che voglio condividere con voi. Già che si vede bene la diretta e si ascolta bene, oggi voglio immediatamente iniziare la diretta con queste fotografie. Allora, innanzitutto, come sempre, prendiamoci un momento per sentire l'allegria, l'entusiasmo nel vedere queste foto che assolutamente ci fanno sognare, ci riempiono di serenità, soprattutto in questo periodo. Saluto con molto affetto il mio amico Nicola, che è sempre qui ogni tanto. Nicola, l'altro giorno ho dedicato una buona
parte del video a rispondere ed a parlare di alcune tematiche che sicuramente possono interessare tutti noi italiani. Quindi, se vuoi, la diretta anteriore puoi ascoltarla e poi ne possiamo parlare personalmente. Allora, andiamo un pochino a vedere queste fotografie. Allora, iniziamo ovviamente con il canale di Venezia, bellissimo. Guardate qui, ecco, vediamo chi mi sa dire nelle chat qual è questa bellissima fotografia, a quale città appartiene. È meravigliosa, ovviamente io vi do il tempo di rispondere, le do sempre un poco il tempo di rispondere perché tiene che immaginarsi che hai un poco di retraso, ¿no? Es ovvio, esto es debido a que praticamente hai come unos 10 secondi di retraso entre il chat e il video. Allora andiamo avanti, guardate, queste sono le meravigliose montagne Dolomiti, ok? Guardate che bellezza, perché molte persone non sanno che l'Italia è anche meravigliosa dal punto di vista paesaggistico, naturale. Guardate che belle, bravi Cinque Terre, bravissimi, alguien acaba de responder, molto bene, le Cinque Terre, brava Nora, ottimo, Positano, podía parecer Positano, in realtà in questo caso sono le Cinque Terre, bravissimi a chi hanno risposto, abbiamo anche su YouTube le persone che hanno detto, grazie, l'ha detto le Cinque Terre. Andiamo avanti, queste sono le Dolomiti, come dicevamo, che sono dei bellissimi paesaggi, ovviamente le Dolomiti è una catena montuosa vicino appunto il confine con al nord con gli altri paesi. Guardate che fotografia bellissima, questa sicuramente potete voi stessi capire, guardate voi che bellezza. Allora vediamo chi è capace, donatemi per un secondo, mi sono dimenticato di fare il cambio della prospettiva fotografica. Guardate che fotografia stupenda, È una fotografia eccezionale. Vediamo chi mi sa rispondere a quest'altra bellissima fotografia. Abbiamo sulla distanza, ve lo faccio vedere qui, abbiamo proprio sulla distanza una bellissima prospettiva della Piazza San Marco. E quindi dove ci troviamo con queste bellissime gondole? Allora, chi me lo sa dire? Esattamente, Venezia, brava Luz de Luna, Delia, Anna, Nora, nuovamente Vittoria, Ambra, Chloe, bravissimi tutti quanti, ovviamente io cerco di rispondere alle prime persone, così possiamo andare avanti. Vedete, guardate quest'altra foto, sempre di Venezia, guardate l'architettura bellissima, cioè la paesaggistica di Venezia non è solo bella per l'aspetto ovviamente dei canali, ma presenta proprio un'architettura francamente straordinaria. Guardate poi l'Italia si presenta, questo è bellissimo, siamo praticamente in, questo è un monumento a Vittorio Emanuele, si chiama l'Altare della Patria, non tutti lo conoscono, quindi vi aiuto io, questo è l'Altare della Patria, un monumento appunto a Vittorio Emanuele, e possiamo proseguire, che se non sbaglio si trova proprio a Piazza Venezia. Guardate che altre foto stupende, sono proprio mozzafiato. Allora, mientras espero que hayan ya podido compartir esta directa, porque de esta forma me podrá para que otras personas sean beneficiadas por este tipo de proyecto, ovviamente io inizierei piano piano a entrare nella parte didattica. Vi faccio solo vedere un'altra parte ancora. Come vedete ci troviamo anche, abbiamo Firenze in questa foto centrale bellissima. Questo per rispondere alle persone che poc'anzi un pochino mi avevano chiesto appunto, mi avevano detto Portofino. Guardate questo fino, potete notare la differenza. Come vedete Portofino è anche un pochino più turistico perché presenta la possibilità di anche imbarcazioni importanti. Questo era proprio Portofino, che è veramente stupendo, che si trova comunque in Liguria, perché sono vicine. Poi guardate l'aspetto paesaggistico dell'Italia. Allora, come vedete, abbiamo preso un po' di tempo per vedere insieme queste meraviglie. Guardate questa parte dei fori imperiali.
Poi abbiamo la pasta fatta in casa, che veramente in Italia amiamo profondamente. Questo è per esempio la parte frontale di un monumento bellissimo proprio a Roma che si chiama Pantheon, ok? Scritto con la P e con l'H perché è un termine greco, Pantheon, ok? Il Panteone, guardate che meraviglia. E allora io direi dunque di tornare insieme mentre leggiamo qualche commento. E spero veramente che hayan compartido esta directa porque es absolutamente fundamental, porque cada clic que hacen, cada like, cada compartir, es realmente de este proyecto gratuito o no. Allora, brava Vittoria che ha detto il Pantheon, mi dice Nicola, è un piacere Marco, tu sai che è sempre un piacere dialogare con te, ragazzo molto positivo. Io Nicola ti voglio molto bene, mi fa tanto piacere che tu esista e che proprio sia... insomma, una persona vicina, ecco, perché poter parlare con te, anche con tuo fratello, è una grande gioia, soprattutto in questi tempi oscuri, poter parlare con qualcuno che ama la verità e che ama anche la giustizia e l'amore. Insieme possiamo farcela, piano piano. Allora, vediamo anche, vediamo questo bel messaggio. Andrea dice, ciao, sono una grande... ok, sono un grande appassionato dell'Italia, chiedo moltissimo a Dio un giorno andare a vivere in Italia, saluti e un fortissimo abbraccio da Pereira. Guardate che bel messaggio. Allora, bravo Andres, puoi dire ciao, sono un grandissimo appassionato dell'Italia, chiedo moltissimo a Dio, lo puoi dire, di poter un giorno andare a vivere in Italia, di poter un giorno andare a vivere in Italia. E mi dicono che Venezia è un posto molto bello, assolutamente sì. E poi andiamo anche a vedere i nuovi messaggi. Mi dice Monica, io vado a Roma a febbraio. E poi c'è Marce che dice anche amo l'Italia. E poi mi dice, mi salutano da Porto Rico. C'è questo amico simpatico che mi dice che io, you look Israeli, che insomma sembro avere delle sembianze israeliane, perché no, di sicuro sembro molto religioso con questa barba. Maria Ines dice, io ho cominciato a studiare la lingua italiana con te 8 anni fa, un messaggio impeccabile, bravissimo. Allora io direi, visto che siete tutti bravi, ciao Beatrice dal Texas, no perdonami, ciao Beatrice, ciao Venezia dal Texas. Andiamo a vedere solo YouTube e iniziamo. Mi dice Jesus Maria, ciao Marco, sono molto felice di ascoltarti, sempre un piacere imparare la lingua di Dante Alighieri con te, un forte abbraccio dalla Spagna. Molte persone che scrivono dalla Spagna, Luz Amparo, poi Graziella, Jesus Martinez, Francesco Garcia, perfetto, e tutti gli altri, io vi ringrazio. Allora iniziamo insieme oggi a fare un pochino di domande, per me è sempre molto utile potervi aiutare. Condivido lo schermo, ok? Questo in italiano possiamo dire, possiamo chiamarlo schermo, possiamo chiamarlo lavagna, ok? Vi vado a scrivere lavagna, è come quando si va a scuola, lavagna è una pizarra, ok? Quindi è una lavagna virtuale. In questa lavagna virtuale io vorrei ovviamente proporre alcune frasi da leggere insieme e poi alcune domande, così oggi magari ci prendiamo una pausa da tutte le nostre, diciamo così, importanti riflessioni e magari oggi ci dedichiamo principalmente a pensare in italiano, a parlare, a rilassarci un po' con la mente, con alcune domande. Allora, io vorrei oggi iniziare a farvi una domanda, per esempio. Qual è la vostra canzone preferita? Ok? Vedete, qual è la vostra canzone preferita? Significa, qual è vostra canzone favorita? Ok? Allora, vostra es porque yo les hablo a ustedes, que son muchos, ¿ok? Sería les doy a vosotros porque son mucha gente. Si quisiera decirlo individualmente, diría, ¿cuál es la tua canzone? Allora, yo aspetto le vostre risposte. E poi un'altra, ovviamente, domanda molto semplice è, ¿cuál es il vostro cantante preferito? E poi abbiamo, ovviamente, la
variante con il tu, qual è il tuo cantante preferito. In questa maniera, ecco, vi ho appena offerto una possibilità per rispondere poi con facilità a questa domanda e per anche domandare con semplicità. Per esempio, lo dico in spagnolo molto brevemente, de esta forma tu, entendiendo la struttura, puedes hacer cualquier tipo de pregunta, porque ahora que sabes decir cuál es la vostra canzone preferita, puoi dire qual è il vostro cantante preferito, o qual è la tua città preferita, o qual è la tua cucina preferita. ¿Me entienden? Pueden, usando la struttura, praticamente hacer cualquier tipo de pregunta. De hecho, es así. ¿Cuál es? E poi, ovviamente, e poi preferito, oppure preferita. ¿Ok? Esto es para que ustedes puedan llenar los espacios y de esta forma podríamos decir, por ejemplo, lo voy subrayando. Allora, lo dico in italiano. ¿Cuál es el tuo piatto italiano preferito? Piatto. ¿Cuál es el tuo animale preferito? ¿Cuál es la tua città preferita? ¿Cuál es la tua nazione preferita? Y esto del decir preferito preferito tiene que ver con el masculino o femminino del término que vamos a usar anteriormente, ¿no? Quindi nazione es femminil, por lo tanto preferita, y es singular obviamente, porque puede haber también poi otra pregunta, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Entonces, mientras tanto, vamos a ver un poquito, vediamo insieme le vostre risposte. Allora, spero che riusciate ancora a vedere cosa c'è scritto. Allora, Monica, puoi dire, para que lo escribas bien, para que todos también se pongan un poquito escribiendo con cierta consideración, pueden decir así, miren, il mio cantante preferito è, oppure potete anche dire la mia cantante preferita è. Quindi adesso vi aiuto con questo e poi continuiamo. Così lo memorizzate bene. Intanto dice, quindi Monica puoi dire il mio cantante preferito è. Wow, non sapevo che si poteva muovere. Sto imparando delle funzionalità nuove di questo programma tecnologico. Saluto Claudia Patrizia. Allora, dicevamo, il mio cantante preferito è Eros Ramazzotti. Poi abbiamo, per esempio, in questo caso, Monica dice, il mio piatto preferito è la lasagna. Andiamo a vedere qualche persona che non ho letto. Ecco, guardate qui, brava Mirta, la mia canzone preferita è Grande Amore. Grande Amore, bellissima canzone, eh? Quella che fa piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore. Questa è una canzone bellissima che io dedico molto spesso a mia moglie, perché è una canzone molto bella e mi piace moltissimo dedicarla a mia moglie, l'ho fatto in passato, ed è una canzone bellissima, soprattutto in spiaggia da cantare. Poi Vilma dice, il mio cantante preferito è Andrea Bocelli. Poi vediamo, abbiamo anche, questa è una canzone famosa, dice, la mia canzone preferita è Volare. Volare, oh. Poi, vediamo, ne abbiamo tante. Giselle dice, la mia canzone preferita è Per te volare. Poi abbiamo, il mio cantante preferito è Pavarotti, il cantante preferito è Ramazzotti. Andiamo a vedere cosa ci dicono sul nostro canale di YouTube. Mi dice Francesco Garcia, la mia città preferita è Roma. Poi un grande abbraccio dalla Florida. Il mio cantante, ok, la mia, Francisco, la mia cantante preferita è Raffaella Carrà, perché Raffaella è donna.
Poi Cintia mi dice, ciao Marco, sto iniziando a imparare l'italiano con te, grazie, grazie a te, complimenti. Alberto Antonio dice, Marco, grazie per condividere questa meravigliosa opportunità, che Dio ti benedica anche a te, grazie tante. Poi mi dice Francesco, grazie per questo corso e per il tuo tempo, grazie a te. Oh, guardate, Francesco ci dice un'altra canzone, Sarà perché ti amo, dei Ricchi e Poveri. E poi dice Francesco, un altro Francesco, sono diversi Franceschi, e Francesco è un nome importante, da San Francesco. Mi piacciono quasi tutte le canzoni di Neck. Ok? Il mio cantante dice Valentina, se mi ricordo bene, Gracel, non mi ricordo il tuo nome. Il mio cantante preferito è Adriano Celentano. Allora torniamo adesso e facciamo un'altra domanda. Perché abbiamo tantissime persone che hanno risposto correttamente. Ecco, come vedete, in questa maniera voi potete usare preferito o preferita in una maniera semplice, diretta, e potete rispondere a moltissime domande. Per esempio, potreste dire qual è la tua razza di cane preferito? Qual è il tipo di pesce che preferisci, oppure qual è il tipo di carne che preferisci? No, c'è la carne bovina, la carne ovina, insomma, una quantità grande di domande. Ora andiamo a fare un'altra domanda, un po' più diciamo interessante. Chiaramente io vorrei insegnarvi perché vi aiuta molto a diciamo così, a conversare con persone che non conoscete. Tipicamente le domande iniziali sono sempre queste: come ti chiami, ovviamente, di quale nazionalità sei, no? Per esempio, oppure da dove vieni, oppure dove vivi, oppure, ecco, sto facendo tante domande, oppure di quale paese sei. Oppure dove risiedi, oppure dove abiti. Ok? Perché sto facendo questa praticamente, diciamo così, questa quantità di domande simili? Sono domande simili. Perché domande simili? Perché in italiano esistono tante, tante, tante maniere per poter esprimere uno stesso concetto. Quindi eventualmente io posso dire come ti chiami. Ok, come ti chiami è una cosa a parte. Potrei dire come ti chiami, oppure anche qual è il tuo nome, per esempio, per farvi capire qual è il tuo nome. Ora, per quanto riguarda queste altre due domande, posso chiedere di quale nazionalità sei, che significa de qual nazionalità eres, oppure da dove vieni, da dove vieni. Vengo dal Costa Rica, per esempio, Cintia, tu puoi dire Cintia, vengo dal Costa Rica, ok? E potrete dire io vengo dall'Italia, oppure sono italiano. Questo per aiutarvi a capire che esistono varie forme e memorizzarle per riconoscerle queste forme. Dunque, come ti chiami? Mi chiamo Marco. Qual è il tuo nome? Il mio nome è Marco. Di quale nazionalità sei? Sono italiano. Da dove vieni? Vengo dall'Italia. Dove vivi? Vivo, per esempio, vivo a Roma, in Italia, o vivo a Cordoba, in Argentina, per esempio. Brava, Monica, puoi dire io sono dell'Argentina, oppure io sono argentina. Ed abito nella città di Cordova. Abito nella città di Cordova. Ok? Oppure William dice sono colombiano. Bravissimo. Oppure sono dall'Argentina. Ok? Allora io vi suggerirei direttamente di dire sono argentina o vengo dall'Argentina o vivo in Argentina, perché in italiano è più semplice. Quindi io dico sono italiano. Difficilmente dico sono dell'Italia, posso dirlo sono dell'Italia, sono dell'Argentina, però nella maniera più colloquiale dico sono italiano, sono argentina, sono colombiana. In questa maniera è più rapida. Per esempio, esattamente dice sono Amalia,
sono argentina, risiedo a Caballito, ok? Oppure, brava, il mio nome è Silvia. Poi, per esempio, puoi dire, mi chiamo Cristina, sono figlia di italiano, di italiani, perdonatemi, di, no dei, perché dei es unos, in cambio di es los italianos, perché sono personas en concreto, tus padres, quindi sono figlia di dei italiani, ok? Inoltre posso anche aiutarti, così lo vedi, sono figlia di italiani. Ora, mi dice José, sono peruviano. Peruviano con V, ok? Peruviano, si scrive così, peruviano, ok? Sono peruviano. Ora, per completare, abbiamo anche queste domande. Dunque, dove vivi? Vivo a Roma, in Italia, oppure vivo a Medellín, in Colombia, oppure significa O, oppure vivo a New York, negli Stati Uniti d'America. Di quale paese sei? Otra pregunta redundante. Sono dell'Italia. Entonces, aquí lo puedes decir, pero yo siempre le sugiero decir, sono italiano. Di quale paese sei? Sono italiano. Di quale paese sei? Sono argentina. Dove risiedi? Risiedo in Spagna. Risiedo a Madrid, in Spagna. Ok, lo scrivo para que lo puedan ver. Risiedo a Madrid. In Spagna, ovviamente sono esempio, no? Potresti risiedo a Caracas, in Venezuela. Venezuela. A proposito, io saluto molto le persone del Venezuela, vi mando un forte abbraccio. So che c'è una situazione complicata in Venezuela, quindi un forte abbraccio a tutti i miei amici venezuelani. Vediamo, abbiamo Claudia Patricia che mi dice: mi chiamo Claudia. Sono colombiana, vengo dalla Colombia, io vivo a Bucaramanga, in Colombia. Bravissima per il tuo messaggio. Poi abbiamo, risiedo a Bucaramanga, in Colombia. Brava, brava Claudia Patricia. Allora, mi fanno una domanda interessante. Vivi e abiti sono lo stesso? Allora, vivere significa ovviamente un termine un po' più generale. Abitare tiene a che vedere con la situazione abitativa. Quindi abitare es nel sentito más, digamos, proprio de che tengo casa, ahí. Tengo una possibile residenza o abito nel sentito de che a lo mejor quiero saber dónde vivo, i calle e todo. Per esempio, se un ufficiale oppure un documento necessita conoscere la vostra abitazione, possibilmente si riferisce a dove abiti? Vivo a Roma in Via Nazionale 15. 15. Che divertente, in Via 15 sale un 7, ok? Quindi in Via Nazionale 15. Perché abitare è più, diciamo, relativo ad un'abitazione, ad una casa, per conoscere l'esatta localizzazione. Vivere è più, diciamo così, generale. Vivere la vita la posso vivere a Roma. Ok, in questo momento vivo a Roma, potrei vivere in un hotel, potrei vivere in casa dei familiari, es más genérico. Quindi vivere. Bella domanda, bravissima. Allora andiamo a vedere. Per esempio, risiedo in Argentina a Neuquén. Brava, brava, brava. Tutti molto bravi. Risiedo a Pereira in Colombia. Oh, avete perfettamente capito. Risiedo a Lecceria in Venezuela. Ok, il paese, la nazione, si dice in Venezuela. Molto bene. Sì, ven che no leo su proprio mensaje, tal vez hay que repetirlo porque se van tan rápido que a lo mejor puedo a veces resultar demasiado incapaz de poderlos leer todos. Risiedo a Maracaibo, in Venezuela, dice Ender, la città della Vergine di Chiquinquirá. Che bello. Risiedo a Salta, in Argentina, dice Norma. Risiedo a San Paolo, in Brasile. Risiedo a Santo Domingo. Io sono dominicana, bravissima, sono venezuelana. E dice Francesco, vengo dagli Stati Uniti, ma abito in Germania da qualche anno. Bellissima frase, ottimo, ottimo. Ora facciamo una cosa più complessa, visto che questo lo sapete fare, siete molto bravi.
francamente siete molto bravi. Ora cerchiamo di leggere. Certo, José, tu stai qui con noi e vedrai che piano piano lo impari, va bene? Non ti preoccupare, devi avere solo un po' di pazienza e perseveranza. Ciao Stella. Allora, andiamo a vedere questa cosa. Adesso una domanda difficile che tipicamente le persone potrebbero chiederti è: cosa fai nella vita? Questa è una domanda tipicamente di culto, che significa, in gergo, è come una domanda rituale su una pregunta che tutto il mondo ti farà, no? Cosa fai nella vita? A cosa ti dedichi? A chi ovviamente lo che vuoi fare è darle un po' di redundantes, variables, maneras de expresarse con que posiblemente le hagan la misma pregunta. Es la misma pregunta preguntada de forma diferente, ¿no? Esto también pasa en español. Quindi, cosa fai nella vita? A cosa ti dedichi? Di cosa ti occupi? Oppure studi o lavori? Oppure che lavoro fai? Che lavoro fai? Oppure cosa studi? Oppure aiutatemi voi, quindi cosa fai nella vita, a cosa ti dedichi, di cosa ti occupi, studi o lavori, che lavoro fai, cosa studi, potremmo anche mettere a cosa ti dedichi. Beh, allora io direi di lasciarle queste qui, ok? E adesso ovviamente vi leggo per potervi aiutare. Adesso leggerò le cose che dite, vediamo se così si legge, si vede meglio. No, credo che si vede meglio così. Oppure, vabbè, riuscite a leggere così? Puoi leggere, sì. Allora, io direi di leggere un pochino. Allora, mi chiamo Carla, sono argentina e risiedo a Villa Crespo, nella città di Buenos Aires, quindi nella città di Buenos Aires. Guardate che brava che ci dice Maria Ines, io provo a aiutarla adesso nella risposta e faccio così, guardate. Allora, in questa parte di sotto tenterò di aiutarvi, va bene? Allora, io sono pensionata da sette anni, ok? Da sette anni. Sette anni fa, se utilizza quando algo passò sette anni atrás, por ejemplo, me jubilé sette anni atrás, quindi mi sono pensionata sette anni fa. Se tu dici mi sono pensionata sette anni fa, me he pensionado sette anni atrás, me he jubilado, entonces sí, pero aquí estás diciendo que es desde hace sette anni, entonces hay que utilizarse io sono pensionata da sette anni, perché desde ahí hasta al día de hoy aún, ok? Spero che si capisce. Nora mi dice che si legge bene, mi fa piacere Nora, grazie. Dice Almendra, anch'io voglio imparare, sono già da un anno in Italia. Sono da un anno in Italia. Poi dice Maimirta, lavoro come avvocata. Ecco, si scrive così, lavoro come avvocata. Oppure sono un'avvocata, ok? Oppure semplicemente sono avvocata, ok? Lavoro come avvocata. È la maniera. Poi, per esempio, Silvia correttamente dice, io sono pensionata. Poi abbiamo Anna Maria che dice, oh brava, io sono pensionata da sei anni. Io sono pensionata da sei anni. Ovviamente non si preoccupa se hai alguna tilde de más, perché sicuro che non tenéis il teclado come il mio, però è pensionata con una T senza la S. E poi mi dice Norma, sono pensionata, ho 66 anni. Complimenti. Vediamo un attimino. Per esempio mi dice... Mija mi aiuta, adesso cosa stai facendo? Eppure, cosa stai facendo? In maniera proprio colloquiale, cosa stai facendo in questo periodo, per esempio? Cosa stai facendo in questo periodo? Molto bene. Vediamo se c'è qualche aiuto rispetto anche alle risposte. Entonces, abbiamo Nora che dice sono casalinga e poi abbiamo Graziella che dice sono podologa, può essere podologa, potrebbe essere che sei podologa, confermamelo. Vediamo, poi abbiamo qualcuno che mi dice il mio cantante preferito è Franco Simone. Vediamo un attimino. Ecco, allora proviamo a aiutare questa nostra amica, vediamo Rosa, che mi dice, vediamo come aiutarla.
Sono di Buenos Aires. Sono infermiera. Sono infermiera. Sono infermiera universitaria. Va bene? Sono infermiera universitaria. Oppure lavoro come infermiera universitaria. Poi abbiamo Amilcar che dice io faccio lo psicologo. Bravissima. Io faccio lo psicologo. Ottimo. E... Aspetta, c'è una... Ah, Vilma mi fa ridere, perché dice, io studio italiano a Dolce Far Niente, quindi praticamente immagino che tu hai tempo libero e quindi lo usi per studiare l'italiano. Poi Ghisel mi dice, sono biologa, e Marta mi dice, sono ingegnere. Oppure in questo caso immagino che nei vostri paesi... spagnoli o comunque ispanici si dice ingegnera, noi continuiamo a dire sono ingegnere, ok? Poi molto brava, Bettina mi dice ciao come stai? Sono argentina, in questo momento non lavoro. Ottimo, sei molto molto brava. Poi mi dice Nancy, mi piace imparare differenti lingue, ok? Differenti lingue. Poi mi dice, come si dice accounting? Allora, contabilità, lo scrivo, va bene, così vi posso aiutare. Per esempio, contabilità, e poi puoi dire, lavoro come contabile. Contabile, ok? Perché fai i conti delle aziende. Poi mi dice, sono professionista della salute sul lavoro. Bravissima. Bravissimo José, complimenti per averlo scritto bene. Poi Merli mi saluta, ciao Marco, saluta anche a te. Guardate Luz, mi dice, sono commerciante, commerciante con due M, commerciante con due M, ok? Allora andiamo avanti, vediamo che mi dicono, Claudia Patrizia dice, io sono locutrice, ok? In italiano potremmo dire meglio... non so se lavori esattamente come presentatrice, ma suppongo che tu lavori alla radio, no? Quindi in italiano molte volte diciamo anche semplicemente lavoro in radio come presentatrice, magari. Oppure non so esattamente di cosa ti occupi, però puoi... Ah, ok, ho capito. Quindi sei proprio un'attrice. Però ti occupi solamente della parte vocale, perfettamente, sì, allora potresti considerarti un'attrice a tutti gli effetti, oppure interprete di cartoni animati, e poi chiaramente, è che in questo momento non mi viene il termine, ma senz'altro tra poco ti aiuterò, ok? Locutora... in italiano, perché in questo momento ho un lapsus e non mi ricordo bene come possiamo tradurlo, ma proprio non mi ricordo in italiano, non è che semplicemente... Ok, ecco, adesso vi dico perché effettivamente, vedete, in italiano molte volte noi abbiamo purtroppo modificato queste parole ed effettivamente... si usa molto speaker, questo purtroppo è una cosa che devo dirvi con sincerità, se lo dico in spagnolo a veces pasa, che con questa modernità demasiada, io dico demasiada, se le quiere imponer un pochito los idiomas, digamos inglés o internacionales. Allora in italiano si dice locutore anche, para que lo veas, quindi lavoro come locutore, oppure in italiano locutore, è praticamente uguale, oppure in italiano diciamo molto speaker radiofonico, è per questo che non mi salia in italiano, perché se teniamo questo uso massivo di praticamente speaker radiofonico, oppure locutore radiofonico, imitatrice, puoi anche dire imitatrice, ok, imitatrice radiofonica, oppure imitatrice di cartoni animati. Solo per capire, è possibile che tu ti occupi di fare le voci magari dei bambini, delle bambine, dei cartoni animati, tipo, ehi, dai, su, wow!
Allora, congratulazioni. Per favore, Claudia Patrizia, mi piacerebbe conoscere un po' del tuo lavoro perché è molto bello, soprattutto se fai cartoni animati. Poi mi dice Graziella, ciao, ho lavorato tutta la vita, adesso sono pensionata e abito in Argentina, a Buenos Aires. Sono casalinga, mi dice Mari, casalinga, e guardate, abbiamo anche Noè che lavora in un laboratorio chimico. Bravissima, l'hai scritto molto bene. Io sono Angela e lavoro come dottoressa. Dottoressa, ok? Questo stile, quindi lavoro come dottoressa oppure sono dottoressa, ok? Poi abbiamo. Come devo dire? Ah, ok, è facile. Odontologo, proprio così, lavoro come odontologo. Oppure sono odontologa. Perfetto, brava, l'hai detto bene. L'hai detto bene, vedi? Grazie maestro, mi chiamo Brian, sono in Italia da 3 anni e abito a Milano. Congratulazioni per il tuo italiano. Poi abbiamo Marco Cueva che dice io sono insegnante. Abbiamo anche un'assistente geriatrica, complimenti perché hai detto molto bene. Poi abbiamo Giancarlo che ci dice: io sono nel tramite di imparare il francese. Molto bravo. Poi abbiamo sono impiegata di un laboratorio di insumos medico. Non so, insumos che cosa significa esattamente? Vediamo che non mi ricordo, insumos, forse tecnologia medica. Ecco, sì, infatti, materie prime, ingredienti, ok? In italiano possiamo chiamarli ingredienti, ingredienti medici, magari sono materie prime, sono reagenti, per esempio, ok? Molto bene. Vedete quanto possiamo imparare insieme? In questa maniera abbiamo una quantità di vocaboli che possiamo usare grazie a tutti questi nostri amici. Poi dice, vivo in Italia, a Chiavari. Aspetta, l'ho letto bene. Sono psicologa pensionata, sono una psicologa pensionata. Complimenti. Andiamo a vedere su YouTube. Mi dice Diane, sono traduttore dall'inglese al francese. Pedro, mamma Pedro, Pedro. Ecco, abbiamo persone impazienti qui, abbiamo persone impazienti e non le andiamo a rispondere a queste persone impazienti. Io sono ingegnere delle telecomunicazioni, mi dice Fer. Poi Francesco dice: Ho appena finito di studiare in estate e adesso mi dedico solo al mio lavoro. Francesco, complimenti per il tuo italiano. Mi viene il dubbio che tu sia proprio italiano. Poi diciamo che abbiamo Yondi, ci dice: Io lavoro come commessa. Mi chiamo Raul e sono attore. Abbiamo anche un attore, conduttore radiofonico e molto buono. Bravo, bravo Ender. Imparo l'italiano. Ciao a tutti. Io lavoro in questo momento come guardia di sicurezza. Guardia di sicurezza, che sono guardia di sicurezza. Bravo. Studio per lavorare. Poliziotto, oppure studio per lavorare nella Polizia Nazionale in Spagna. Complimenti, complimenti. Vediamo, io sono in, questo l'ho tradotto. Allora, io direi di andare avanti. Possiamo, ok, mi fanno una domanda. Por favor, las preguntas me encantan, así que pueden hacerlas. È possibile? Che tra poco tempo dobbiamo interrompere la diretta per un motivo importante. Questo motivo è molto importante perché devo andare a mangiare. Devo mangiare e quindi è l'ora della cena. In Italia sono quasi le 8, mancano solo 2 minuti per le 8 e quindi io poi devo andare a mangiare perché il momento della cena è importante in famiglia. E poi mi dice Monica, io sono argentina e lavoro come fisioterapeuta. Brava, bravissima. Allora la domanda, come si dice una persona che fa lavori manuali o manualidades, bricolage? Ok, allora io lo so, tu hai le manitas, no? E allora in italiano possiamo chiamarlo artigiano, artigiano, artigianato.
artesania. Oh, ok, quindi tipicamente in Italia lo scrivo qui, dov'è? Eccolo qua. Artigiano. Artigiano è la diciamo il titolo, poi c'è artigianato che è la professione, oppure potremmo anche chiamarlo esperto, esperto in bricolage, ok? Oppure esperto in manualità. E chiaramente ci sono tante maniere per esprimerlo. Però tipicamente le persone che sono capaci di lavorare con le loro mani vengono chiamati artigiani. Poi ovviamente ci sono tante specializzazioni. Vediamo un attimino, mi dice Mirta, bravo Marco, sei molto gentile, io ti ringrazio. Poi mi dice contabile, si chiama contabile pubblico. Contabile, ok, la contabilità. Poi mi dice sono pensionata e lavoro come corretaje. Allora vediamo un attimino, perché questo corretaje suppongo che sia intermediazione, brokeraggio. Allora potresti dire in questo caso io lavoro come broker immobiliario, lo scrivo qui. Mamma mia, a veces si supieran quantas ventanas tengo aquí abiertas, es proprio un mareo complicado la tecnologia. Allora, broker immobiliare, oppure in italiano intermediario, ok, immobiliare, va bene? Sì, esatto, ti ho risposto già, perfetto. Poi mi chiedono se io mi trovo in Italia e io posso rispondere affermativo, mi trovo in Italia. Ho vissuto per quasi alcuni anni in Spagna e poi sono ritornato in Italia. Ama de casa, Monica, si dice casalinga, ok? Casalinga. Allora io direi di vedere un attimo se c'è qualcosa in... Oh, abbiamo anche un cantante su YouTube, abbiamo un cantante, Alberto Antonio, che mi dice il mio lavoro è cantante, ma soltanto come appassionato. Poi dice, sono agente di sicurezza privata, sono traduttore dall'inglese al francese, veramente complimenti. Allora io devo veramente farvi un applauso perché avete fatto con una grande qualità tutti gli interventi e risposte. Entonces, quiero decirle algo para las personas que me están escuchando tal vez por primera vez o son aficionados a este canal, que por favor, realmente, si quieren aprender el idioma italiano de una forma gradual, estratégica, fácil, eficaz y práctica, por favor, vayan aquí en marconisido.com y suscríbanse a este video curso de italiano gratuito que hice en su tiempo, con mucho esmero y que es perfectamente organizado de una forma en que no voy a poder repetir, porque fue una obra de verdad buenísima que hice con mucho esfuerzo y que de esa forma está como pequeños ladrillos que les permitirán hablar, conversar y comunicar en italiano de forma muy fácil. Entonces háganlo, porque tanto ahí está, es gratuito, con su correo electrónico se suscriben ahí en marconisia.com, es la primera opción, creo, de uno de tantas opciones, cuadritos, y ese lo dice claro, video curso italiano gratis, lo ahí con su correo electrónico lo reciben al correo y cada día les envía un video nuevo y está hecho de verdad perfectamente para arrancar inmediatamente el idioma italiano. Háganlo porque está ahí de toda forma. Y pues, lo he hecho con mucho cariño. Allá está. Allora, anche suscríbanse a YouTube, porque a veces he notado que a pesar de tener muchos suscriptores, en pasado no había esto de activar la campanita. La gente no pudo activarla, no se enteró. Y si no activan la campanita para recibir notificaciones, muchas veces yo hago directo, hago videos y no sé prácticamente uno no lo sabe. Aquí, marconisida.com. Mira, está aquí, me han dicho dónde los busco. Con mi nombre y apellido me encuentras en todo lado, ¿ok? Entonces aquí está, suscríbete gratis en marconisida.com, ¿ok? Más claro, ¿cómo se dice en España? Más claro el agua. Pues me dice Vilma, por ejemplo, dice,
Tengo todo el curso guardado por capítulos y me alegro mucho, me alegro mucho. Ok? Sono felice che ti piaccia. Allora andiamo brevemente. Adesso volevo leggervi una poesia in italiano, ok? Una poesia in italiana. Intanto mi salutano dal Brasile. Volevo leggervi una poesia in italiano, se riesco a trovarla con tutta questa tecnologia, perché mi è sembrata molto carina, molto bella da poterla condividere con voi. È una poesia corta, una poesia sull'Italia e mi è piaciuta tanto. Guardate che carina, non la conoscevo. Però proprio perché è breve, proprio per la sua brevità, volevo condividerla con voi. Allora, e questa è la poesia. Italia si intitola ed è proprio una poesia di un tale Renzo Pezzani. Allora dice: Ricca o povera, Italia, sei la patria mia. Sei così bella che somigli alla mia mamma. Ti vedo nelle città dove si lavora, ti vedo negli occhi della gente, ti vedo nei colori della bandiera. Ovviamente è una poesia molto semplice, possibilmente sia una poesia scritta da una persona giovane, quindi una poesia senza pretese, ma una poesia semplicemente sentimentale, però è carina, è bella, è sbonita, perché? Perché è semplice e semplicemente mi permetteva in questo momento di utilizzarla per insegnarvi l'italiano. Quindi la ripeto nuovamente con la corretta intonazione e poi la traduco. Italia, ricca o povera, Italia, sei la mia patria, sei la patria mia. Sei così bella che somigli alla mia mamma. Ti vedo nelle città dove si lavora, ti vedo negli occhi della gente, ti vedo nei colori della bandiera. Allora, che significa ricca o povera, Italia, eres mi patria. Eres así bella que asemejas a mi mamá, te pareces a mi mamá. Te veo en las ciudades donde se trabaja, te veo en los ojos de la gente, te veo en los colores de la bandera. Ok, questo per farvi vedere alcune possibilità. Ovviamente ci sono poesie molto, molto, molto più belle, però sono poesie molto lunghe. Per esempio, c'è una poesia, vi faccio solo vedere questa parte. Mamma mia, questa è una poesia di Giacomo Leopardi. Attenzione perché Giacomo Leopardi è davvero un grandissimo, poeta italiano, quindi è necessaria una certa abilità per poterlo leggere. Un attimino che vediamo se riesco a sistemarla. Questa è una poesia molto complessa, va bene? Quindi non vi sorprendete se non la capite. Me potrán preguntar por qué, estoy utilizando un poco el tema patriótico, por qué estamos en necesidad de volver a recuperar los valores constitucionales, democráticos, la libertad, la dignidad y la humanidad, y se vuelve a lo que ya conocemos, familia, los valores cristianos. Y si alguien quiere meterle Constitución, Nación, bien, pero una bella poesía. Y hoy no voy a meter temas complejos, lo han visto. Allora, l'Italia. Vedete, questo è Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi è veramente un grandissimo letterato esponente del romanticismo italiano. E allora, vediamo come inizia questa bellissima poesia. Un attimino che trovo questo. Allora, All'Italia di Giacomo Leopardi. O patria mia, vedo le mura e gli archi e le colonne e i simulacri e l'erme, torri degli avi nostri, ma la gloria non vedo, non vedo il lauro e il ferro onde eran carchi, i nostri padri antichi, or fatta inerme, nuda la fronte, nudo il petto mostri. Oimè, quante ferite, che lividor, che sangue, o qual ti veggio, formesissima donna. È una bellissima poesia, ve la ripeto, però antes, esta vez se la voy a traducir antes. Complicado esto, es un italiano, o sea, es realmente es un italiano complejo, así que no se sientan mal, es un italiano arcaico, literario, de
siglos atrás. No lo van a entender fácilmente ni los italianos. Por tanto, no sé, no sé. Mira, yo me había prometido, que a la próxima persona que me hubiera hecho un comentario superficial sobre mi barba, le habría hecho pasar vergüenza. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque estoy en una buena onda. Y no lo voy a hacer, pero la próxima vez voy a hacer pasar vergüenza a alguien. Porque si la gente es tan superficial como para fijarse en la cubierta o la parte exterior, miren al corazón, miren al espíritu, allá encuentran respuestas. Y bueno, no digo más nada, porque si no... Allora, andiamo un attimo. Se lo traduco, ¿eh? Oh patria mía, veo los muros como de defensa, ¿no? Y los arcos, y las columnas, y los simulacros, y el Hermes. Torres, ¿qué son las torres? Son propio las torres, esto se entiende, ¿no? De los ancestros nuestros, de los antepasados nuestros. Pero la gloria no veo, aquí hay una la de más. Pero la gloria no veo, no veo el lauro era algo que se metían los emperadores sobre la cabeza para decir el prestigio, y el hierro, ¿no? El hierro, donde eran carqui, que estaban cargados, ¿no? De prestigio, de honra, nuestros padres antiguos. Y ahora dice, ahora hecha inerme, o sea, ahora como si no tuviera fuerza, no tuviera capacidad, ¿no? De protegerse. Desnuda la frente y desnudo el pecho, muestras, ¿no? Como una señal de debilidad, tal vez una señal de haber sido raptada o tal vez violada en su, digamos así, honra, en sus valores, en su valentía. Oime, es una exclamación. ¡Ay, cuántas heridas! ¡Qué lividor! ¿Qué significa? Prácticamente, cuántas tumefaciones, cuántos propios señales, ¿no? Casi de flagelación. ¡Qué sangre! ¡Oh, cómo te veo! Bello es antiguo. ¡Oh, cómo te veo! Formesísima donna, hermosísima, maravillosísima mujer sería, ¿ok? E questa è una poesia bellissima, ora veramente la rileggo in italiano. Spero che si comprenda la qualità e soprattutto la lingua italiana, che ha una storia culturale ricchissima, si è evoluta. Pueden ver aquí la evolución del idioma italiano. No es que el idioma italiano sea nada más los periódicos que ahora con dos puntos sin acento no saben escribir los periódicos italianos. No, estamos hablando de Petrarca, Boccaccio, Dante Alighieri. Abbiamo grandi personaggi anche nel campo della scienza, dell'arte come Leonardo da Vinci, Donatello, Raffaello. E quindi Leopardi è un grande letterato italiano insieme a Ugo Foscolo, che spero che voi... perché imparare la lingua italiana significa anche imparare la cultura. Uno non può dissociare la cultura italiana dalla sua lingua e non può dissociare, dissociare, cioè repartire, dividere, non può dissociare la lingua italiana dalla cultura che l'ha prodotta. Perché? La cultura che ha prodotto la lingua italiana è molto interconnessa, perché la lingua, il linguaggio, è il riflesso del pensiero ed è il riflesso anche della personalità di una popolazione. Che bellezza! Dobbiamo difendere la lingua, dobbiamo difendere il linguaggio, perché il linguaggio è anche potere, il linguaggio è pensare, il linguaggio è struttura metafisica e poi ovviamente ci permette anche grandi qualità umane. Allora, la leggo l'ultima volta, después creo que es perfecto para irnos todos a cenar, è perfetto per andare tutti a cenare. Guardate che bella, All'Italia, di Giacomo Leopardi. Iniziamo. Oh, patria mia, vedo le mura e gli archi e le colonne e i simulacri e l'erme. Torri degli avi nostri, ma la gloria non vedo, non vedo il lauro e il ferro onderan carchi, i nostri padri antichi. Or fatta inerme, nuda la fronte e nudo il petto mostri, oimè, quante ferite, che
che lividor, che sangue. Oh, qual ti veggio, formesissima donna. Allora, questa è una parte minuscola. Minuscola significa piccola, piccola, perché questa poesia è larga, lunga. Allora, in passato, los poetas italianos, non è che scrivían cortito, scrivono papele, o sea, libros de poesía. Entonces, una poesía te podía durar 10, 20 páginas. Y el Leopardi es propio el hombre correcto. Leopardi ha fatto una increíble poesía gigante, gigante. Allora, veramente, veramente una poesía bellissima, pero chiaramente que richiede molta, molta, diciamo così, pazienza, perché richiede una lettura profonda. Allora, io spero che questa lezione di oggi vi sia piaciuta molto, perché abbiamo collaborato, abbiamo partecipato, diciamo mutuamente, in questa progressione didattica, e vorrei appunto chiedervi se vi piace questa metodologia. Vi piace questa metodologia? Anzi, lo scrivo qui in italiano, così voi potete aiutarmi. Allora, vi piace questa metodologia? Oppure vi è piaciuta al passato? Al passato, vi è piaciuta questa metodologia? Oppure, metodologia si può dire anche metodo. Quindi, se volete, per evitare la ridondanza, posso dire vi è piaciuto questo metodo? Vedete, così vi insegno anche qualcosa. Allora, per favore, adesso ascolto le vostre risposte, perché voglio sapere, appunto, se... e poi faccio un'altra domanda ridondante. Per esempio, vi piacerebbe che la prossima volta continuassimo con questo metodo? Son tres preguntas, muy simples. Entonces, la primera es, ¿os gusta esta metodología? La segunda, ¿os ha gustado este método? Y la tercera es, ¿os gustaría que la próxima vez continuásemos, o sea, siguiéramos con este método? ¿Ok? Quindi, ¿vi piace questa metodologia? ¿Vi è piaciuta? Perdona, ¿vi è piaciuto? Perché non avevo visto questo piccolo errore di scrittura. Allora, vi piace questa metodologia? Vi è piaciuto questo metodo? Vi piacerebbe che la prossima volta continuassimo con questo metodo? Adesso ovviamente leggo le vostre risposte, che mi ringrazio tantissimo per la vostra partecipazione. Vediamo un attimino, un poco... vediamo un attimino. Ciao amico, mi dice Olli, mi dice poi bravo Marco per la poesia Vilma, sono contento che ti sia piaciuto, buon pomeriggio. Vediamo un attimino qual è. Vediamo, che voglio rispondere a un messaggio, vediamo se riesco a trovarlo. C'è qualcuno che vuole conoscere il passato e anche il futuro composto. Il futuro composto, io avrò avuto, io avrò potuto, lo facciamo magari in una di queste possibilità. Poi mi dice Giselle, grazie Marco per questa classe, abbracci dal Costa Rica, benedizioni anche a te, sei bravissima, lo hai fatto molto bene, guardate, il vostro italiano è buono. Ti seguo su YouTube, vediamo un attimino, poi mi dice Bettina, è la prima volta che ti ascolto, mi piace molto, grazie, brava, sei brava, così si parla, mi dice grazie mille, poi io sono la tua fan, io ti ringrazio, sei molto molto gentile, buon pomeriggio, bravo Marco, grazie per la poesia. E poi mi dice, sono nuova nel corso, capisco tutto quello che dici Marco, tante grazie, ma tu sei brava pure, poi vediamo come tradurre questo, perfetto, sono totalmente d'accordo, è una poesia preziosa. Poi abbiamo, ciao Marco, congratulazioni dal Perù. E poi vediamo. Oh, guarda, incredibile! Mirta dice che mio marito, sin il, perché
El artículo determinativo en italiano no lo podemos meter antes del adjetivo posesivo en conjunción con marido, esposa y todo lo que es presente familia de primer grado. Quindi bisogna dire, es necesario dire, mio marito, mio figlia, mia moglie, mia sorella, mio fratello, sin, cioè no va, no, sin el, il o la, ok? Quindi, però brava, mio marito legge Giacomo Leopardi, questo è assolutamente incredibile, ok? Poi mi dice Norberto, che ringrazio con molto affetto, mi trovo interessato a partecipare nel tuo importantissimo corso d'italiano. Sono felice, Norberto, che ti piaccia. Poi c'è qualche persona che mi dice molto bella la tua barba e il tuo cuore. Norberto mi dice come devo fare per cominciare a interattuare con te. Allora, la prima cosa, Norberto, che io ti suggerisco di fare, come ho suggerito a tutti, è veramente andate su questo sito marconisida.com. Ho creato una quantità incredibile di materiale didattico. Allora, su marconisida.com potete iscrivervi gratuitamente al videocorso di italiano gratuito. Il videocorso di italiano gratuito permette di iniziare da zero a comprendere, comunicare in italiano in maniera facile ed efficace, con dialoghi concreti, con esperienze della vita reale, con situazioni di vita in Italia, al ristorante, al monumento. Poi, e quindi tu ricevi gratuitamente all'email il video del giorno e poi domani un altro video. E questo è il videocorso italiano gratuito che ti suggerisco iscriverti già con il col tuo email. Eventualmente esistono también, si uno lo quisiera, también existe un montón de otros materiales. Está el videocurso completo italiano semestral, el videocurso para vivir en Italia y viajar en Italia, está el videocurso de perfeccionamiento que tiene una cantidad, está el curso para conversar en italiano, hay un montón de cosas. Y entonces, ¿cómo los he hecho? De una forma, con mucho esmero, durante tiempo, con sacrificio. Claro, esto es difícil poder comparar la calidad en un momento en que estamos haciendo aquí un poco de extemporánea, digamos así, conversación. No tendrá nunca el nivel que puede tener esos videos que los he estudiado con una didáctica para que sea súper fácil, súper breve, súper rápido y también muy eficaz y práctico. Por lo tanto, es que es como cuando no uno improvisa, es una cosa, cuando uno hace, yo no me improvisaría a construir un puente, ¿no? Tendría que haberlo estudiado y hecho bien, y así hice con esos cursos. Por eso suscríbase aquí, marconisida.com. Comunque, grazie, Norberto. E poi anche, ecco, vi ringrazio, mi dice, mi piace molto ascoltare. E... bravo, bravo Norberto, bravo Norberto, dice parlo molto male e lo scrivo peggio, ma come sono veramente un grande faccia tosta non temo parlare. Bravo a Norberto, perché? Innanzitutto, para comenzarsi, innanzitutto non è certo che tu parli molto male, possibilmente ancora, aun todavía, non sei perfettamente capace di scrivere e comunicare, però lo sforzo che fai, l'ottimismo, l'entusiasmo e la perseveranza e anche il coraggio, valentia, tu dici faccia tosta, io dico valentia, quindi coraggio, ti permette di provare, tentare, provare. È importante perché la vita è un po' una battaglia. La vita è un po' una battaglia. Non è facile. Per me non è stata facile. Per me non ha sido facile. Les aseguro, nada. Desde que nací, desde infancia, adolescencia y luego ha sido. Pero creo que para todos ha sido así. Verdaderamente. E quindi che facciamo? Dobbiamo imparare a combattere con amore, con giustizia, con verità, con fede, con fratellanza, però il coraggio, la forza, la vitalità sono necessarie. Quindi continua così. Mi piace molto questa metodologia, poi mi dice anche Luz, grazie, mi piace, e dice Anna, grazie, parlo un po' italiano, mi piace molto, saluti dal sud dell'Argentina,
Agradecida puoi dire, per esempio, compiaciuta per l'invito, oppure ringrazio per l'invito. Assolutamente sì, ci dice la nostra Claudia Patrizia. Claudia, mi raccomando, voglio vedere un cartone animato doppiato con la tua voce, mi piacerebbe tanto. Poi Monica dice mi piace tutto, questa metodologia dice assolutamente sì. Mi è piaciuto il tuo metodo, Kellita, sì, mi piace questo metodo, congratulazioni, mi fa piacere. Allora, per favore, incluso quando hayan terminato o ora mismo o después, compartan esta diretta, compartan este video, compartan en grupos, por ejemplo, hay grupos dedicados al aprendizaje italiano y muchas veces, con todo respeto, hay muchos métodos que son... digamos así, demasiado teóricos, un poco aburrido. Entonces, compartan algo para que la gente vaya aprendiendo. Y esto, además, es un regalo porque, como pueden ver, estamos participando de forma gratuita y lo estamos pasando muy bien. Entonces, compártalo porque esto hace la diferencia. En fin y al cabo, también es vuestro mérito si esto sigue adelante porque me van ayudando con esto. Allora, guardate che bel messaggio che mi dicono, è la prima volta che ti vedo, anche mi piacerebbe che continuassi con questo metodo, congratulazioni, bravissima, ciao, sono del Messico, mi dice, dice William, vedete, è una persona che è appena arrivato, che bella iniziativa, quando, mi dice William, io di solito faccio le mie dirette su YouTube o su Facebook, quindi iscriviti al mio YouTube, suscriviti a YouTube, attiva la campanella e anche nel Facebook, e poi a marconisia.com ricevi il video corso gratuito di italiano, quindi cercherò di essere presente, grazie a Vilma anche, vediamo un attimino, un'altra cosa importante. Questa volta non abbiamo attivato la possibilità di conversare direttamente, però se ricordate, nelle prime sessioni, nelle prime dirette, abbiamo fatto proprio una conversazione diretta con voi, con l'aiuto del pubblico. Las otras veces, las primeras tres, cuatro veces, yo he podido invitar, gracias a esta tecnología, a ustedes, compartiendo un enlace, para que pudieran venir aquí, subirse al barco y hablar conmigo. Yo les he ayudado con la fonética, con preguntas y respuestas. Ok, esto también se puede hacer. Podríamos de vez en cuando dar la posibilidad a dos, tres personas para que me acompañen y a lo mejor leer breves textos, hacer pruebas fonéticas, porque la otra vez nos fue genial. Ok, voy a imparar la lengua italiana, me piace mucho. E poi grazie per tutto, sei molto generoso, grazie Giuseppe. Poi abbiamo una nuova persona, Alejandra, dice ciao, sono nuova qui, mi chiamo Alejandra, sono argentina. Congratulazioni, poi Maria del Carmen, veramente. Oh, guardate, abbiamo Nicola, un forte abbraccio a Nicola, che mi dice resilienza. Guardate, la parola resilienza è una parola molto, molto importante. La resilienza è proprio la capacità di rialzarsi, continuare a combattere pur nella ovvia condizione di, diciamo difficoltà. A volte la difficoltà nella vita è talmente evidente, talmente forte, talmente pesante che uno sentirebbe quasi la necessità di abbandonare la lotta, di abbandonare questo sforzo, ma non è possibile, non è possibile. Perché? Perché se ognuno di noi non fa la sua parte, poi inevitabilmente, ecco, collassiamo sotto il peso di questa indifferenza o di questa, diciamo così, anche codardia. Quindi noi dobbiamo mantenerci fermi, perseveranti, resilienti, come un martello, bam, bam. continuare, no? Yo soy testigo de esto, mi vida a veces ha sido cachetada a la cara, he recibido bastantes, ¿no? Por eso con la barba larga las cachetadas se pueden absorber. Oh, Nicola, questa è una cosa... Nicola, praticamente uno dei motivi forse, no, perché ho la barba lunga è perché, vedi, a furia di schiaffi, no, bene o male la barba in qualche maniera attutisce, no, assorbe l'impatto e forse si riesce a continuare di più a combattere. Vabbè, comunque ci divertiamo tanto. Miren, ahora sigue, miren,
Venezolano è sinonimo di resilienza, questo sì, eh? Sì, veramente. Io sono testimone del fatto che molti venezuelani stanno avendo forza, forza d'animo, forza spirituale, perché è dura a volte, è dura. In questo periodo storicamente è duro, eh? È duro, ma non siamo soli, non siamo soli, eh? Io sono con voi, voi siete con i vostri fratelli, io, ognuno di noi fa la sua parte. Sì, sinonimo, brava, sinonimo, sei stata bravissima. Quindi dobbiamo aiutarci. Io vi ringrazio tanto, tanto per i vostri messaggi. Vado brevemente su YouTube, c'è lì che mi dice: Ciao Marco, sono brasiliana e studio l'italiano da 2 mesi con il suo corso completo e mi sta piacendo molto. Grazie, abbraccio a te, caro Marco, eccellente maestro e persona. Dio ti benedica. Io ti ringrazio a te, lì Fiore. È un grande piacere averti qui con noi. Per esempio, Li Fiore sta dando la sua testimonio perché ha, a parte il corso gratuito, quiso hacer il corso completo semestral y pues le gusta mucho. Poi dice Borgiano: Sono già sottoscritto al tuo canale, voglio ringraziarti per tutto il lavoro che fai per noi. Sei un bravo insegnante, tante grazie per tutto. Io ti ringrazio, sei gentilissimo. Speriamo di andare avanti così. Poi il mio amico Domenico, c'è pure Domenico, mi dice: Con questa possibilità di corsi gratuita che offri, anche noi italiani possiamo imparare lo spagnolo. Sei un ottimo insegnante, ma soprattutto di vita, che è la cosa più importante. Domenico, tu sei gentilissimo e ti ringrazio tantissimo per il tuo appoggio, per il tuo supporto, per la tua amicizia, insieme anche a tuo fratello. E la cosa che per me è importante poter dire in questo momento è che nel momento in cui ho accettato l'umiltà di vivere al riparo di Gesù Cristo, nostro Signore, la mia vita è cambiata, nel senso che la cosa più bella di poter svegliarsi la mattina e andare a dormire la sera è sentire la pace nel cuore e sentire la pienezza spirituale di sapere che tanto questa vita dura quello che dura, dura tanto, dura poco, però quando ho capito, dopo tanti esperimenti e dopo tanti errori commessi e subiti, ho capito che solo una persona è nel giusto, se una persona può insegnarmi, se una persona è degna di tutta la mia ammirazione e poi adorazione. Ed è Gesù. Quindi io quello che faccio è tentare di vivere con umiltà questi insegnamenti, ma gli insegnamenti sono i suoi. Io ho fatto troppi sbagli nella mia vita, quindi semplicemente ti ringrazio tanto per le cose belle che dici, che mi rincuorano, e sono convinto che anche il Signore ne sarà felice, perché poi in definitiva sono tutti insegnamenti suoi. Quindi grazie mille. Poi abbiamo Maru che dice: Ciao Marco, sono colombiana ma vivo in Canada, studio tutti i giorni con il tuo corso. Questo corso è meraviglioso, ti ringrazio tanto. Per chi volesse fare anche il corso di Maru, andate su marconisia.com. Sottoscrivetevi gratuitamente e spero che veramente vi piaccia tanto. Domenico, non posso dire questa cosa se noi iniziamo un nuovo iniziamo poi diciamo un loop che non finisce più. Saluta, saluta Nicola, che è un simpaticone. Allora mi dice Luis Carlos: Voglio conoscere l'ora della trasmissione perché sono colombiano e l'orario qui è diverso. Vado ad iscrivermi nel tuo canale, buon contenuto, ti capisco tutto, molto chiaro, grazie mille. E l'orario è un po' variabile perché tento di rendere un po' felici persone che vivono in differenti nazioni e di differenti fusi orari. Per esempio, adesso io devo andare a cenare, quindi praticamente vi saluto brevemente. Poi abbiamo Gino Garibotto, che saluto con molto affetto, dice: Ascoltandoti, i miei nipoti sono felici imparando l'italiano. Utilizzando il momento, fai una spiegazione centrata, oggettiva e didattica. Congratulazioni Marco, abbraccio lontano dalla Spagna. Congratulazioni a te, mi dice Wendy, sei un eccellente professore, mi piace molto come ti esprimi, io vi ringrazio a voi. Poi mi dice, mi piacerebbe molto che la prossima volta continuassimo, è la prima volta che ti vedo, mi è piaciuto moltissimo e non vedo l'ora di vederti. Luis Carlos, complimenti, congratulazioni, bravissimo. Bravissimo. Poi saluto molto Fer dalla Colombia, ti ringrazio, sei gentilissimo.
mi piace molto la tua forma di spiegare e riflettere. Io vi ringrazio tanto, io credo che possiamo adesso andare a cenare, perché io vi ringrazio di cuore a tutti e possibilmente possiamo già vederci magari domani. E mentre tanto recuerden di compartire este video con muchas personas para que sepan de esta oportunidad y luego suscríbanse al curso, al mio corso italiano gratuito. Y que más decir, dirvi che vi ringrazio tanto, dirvi che la vostra partecipazione per me è un grande piacere, è un grande piacere, perché in ogni caso possiamo stare insieme, possiamo stare insieme, possiamo partecipare in un momento anche allegro, vitale, sereno, con riflessioni filosofiche, poetiche, canzoni, e poi imparare l'italiano, ma anche stare vicini, volerci bene. Perché l'amore è quello che ci salverà. Solo l'amore può salvarci. Solo l'amore. E io l'amore, gli ho dato un nome, perché l'amore ha un nome. E il nome dell'amore è qui. Vedete? Questo è il nome dell'amore. E quell'amore mi ha trasformato la vita. Quindi bisogna ringraziare lui se io sono qua. Allora, io adesso vorrei dirvi che è il momento di mangiare. Allora, io devo andare a mangiare la cena, perché ho fame. Quindi ho fame, tengo hambre. Quindi adesso vado a cenare, sicuro che mia moglie ha preparato una cosa buona, buona da mangiare, perché è bravissima a cucinare. E se un dia quieren, potremmo fare un tema di cucina, comida italiana, no? E quindi possiamo mangiare insieme cose buonissime. Per esempio, vediamo se vi faccio vedere per finire, per esempio, il mangiare italiano. Per esempio, cibo italiano. Vediamo se c'è qualche foto che vale la pena. Oh, ok, credo che la prossima volta meglio. Comunque tutti conoscete le pizze, le paste, i primi, i secondi, i contorni italiani, il vino, il formaggio, il salame, i funghi, cose belle. Allora, io vi ringrazio tutti e vi auguro una buona giornata, una buona serata. Vi saluto a tutti. Vi ringrazio e vi abbraccio. Jenny, ciao Alessio, ciao Agostina, ciao Anna Belen, ciao Domenico, ciao Nicola, ciao Li Fiore, Lu Samparo, Ender, André, Jenny, Anna Mar, Gino, Oscar, Luz, Claudia, Maru, Nora, Vilma, Irenise, Kelita, Elsa, Mirta, Maru, tutti quanti, Javier, Nelida, Claudia, veramente muchísimas personas, Bettina, y todos los demás que no he podido por motivos de tiempo saludar y despedirme, un fuerte abrazo, que Dios vi benedica y vi proteja a tutti, e per favore condividete questa diretta, ci vediamo la prossima volta, possibilmente domani, fate domande, studiate l'italiano e fate per me un piccolo piacere, tentate di leggere il Vangelo. Il Vangelo cambia la vita, il Vangelo mi ha cambiato la vita, e io quindi vi dico, provate, tentate di trovare 10 minuti, 15 minuti per leggere il Vangelo. Iniziate con il Vangelo di San Giovanni e la vostra vita cambierà, va bene? Un forte abbraccio, leggetelo in italiano, no? Un forte abbraccio, che Dio vi benedica a tutti e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao, un abbraccione, ciao a tutti!